Rientriamo adesso un po' nella parte politica con gli interventi di sindaci e vice sindaci e in questo caso un intervento del sindaco di Aiuzio che già era intervenuto lo scorso anno a Firenze con tanta veramente passione, devo dire, e quest'anno penso che altrettanta passione ci porterà qui a Gubbio. Si sta preparando, non l'ho avvisato per tempo. Aiuzio, tanto perché oltre a un po' di storia facciamo anche un po' di geografia, è un comune di Monza Brianza, quindi ha fatto anche tanta strada per venire giù da noi. Aspetto. No, allora si può, parlo io un attimino. Tra le tante cose degli interventi ho sentito, quello di prima della Regione Marche, in cui diceva di parlare del cibo, parlare di come attirare gente. Noi tutti siamo un po' organizzatori di eventi, ne facciamo anche tanti durante l'anno. Ci siamo resi conto in un evento specifico, senza stare a dire quale, che un anno fatto nel cibo di strada e un anno fatto senza, la variazione numerica si è vista. Però si è visto anche che le persone sono venute qua a quell'evento erano molto, ma molto interessate all'evento stesso, cioè non era gente che è venuta a spasso, è venuta lì per mangiare, è venuta gente che ha parlato nei revocatori e ai revocatori chiedeva la storia, ai revocatori chiedeva la cultura e di fatto la manifestazione è diventata una specie di grande laboratorio didattico e questo dal nostro punto di vista è stato importantissimo, una cosa bellissima. Certo è che se si vuole portare nuovamente altra gente è importante che ci siano entrambe le cose, ci sia una parte più ludica, meno storica e mettiamo anche gastronomica che ti porti le persone e che sia vicina, non insieme, vicinissima, quasi insieme a quella della rivocazione, ma si possa anche capire che sono due cose distinte, perché detto bene Barolo, le scarpe fanno parte del vestito, siamo d'accordo. Però è altrettanto vero che se non si comincia a vestire qualcuno, poi piano piano la rivoluzione muore perché se non ci sono fondi per vestire tutti diventa un problema. Perciò trovare un minimo di via di mezzo è una cosa piuttosto importante. Ho preso il tempo giusto? Non pensavo di stare con quest'ordine di importanza. Grazie. Buonasera a tutti. Intanto porto i miei cari saluti e un vivo ringraziamento ai presidenti Giovanelli e Benini, alle autorità della città di Gubbio, sindaco e assessore, e a tutte le autorità delle regioni intervenute. Metto gli occhiali perché io devo leggere. E a tutti coloro che sono qui presenti per ascoltare, partecipare, contribuire in ciò che seguirà nei prossimi giorni, alle tavole rotonde di dibattito, dibattito per la riqualificazione e l'affermazione dei valori che innegabilmente offrono i rievocatori alla cultura del nostro Paese. Ho avuto il grande onore l'anno scorso di relazionare come primo sindaco d'Italia ai primi stati generali della rievocazione storica in Firenze e volentieri mi ripeto quest'anno a Gubbio. Affronterò questa mia breve relazione con una costruttiva provocazione, lo ripeto, provocazione benigna, lanciata agli organi preposti dello Stato, non ai presenti, da chi ci guida più dall'altro, che come tutti noi hanno a cuore gli interessi culturali, economici e d'immagine del nostro Paese. Il mio background culturale nasce da un connubio di convergenze manageriali, mixato con l'amore culturale per tutto ciò che il nostro Paese ha consegnato alla storia del mondo e oggi si ripete nel doppio ruolo di rievocatore e sindaco. Arrivo quindi al punto della mia argomentazione odierna. Nelle lodevoli azioni per l'impostazione del Libro Bianco si accenna alla volontà di promuovere l'utilizzo della rievocazione storica come strumento della politica nazionale di sviluppo economico e turistico e ancora creare studi statistici
che consentano di quantificare l'incidenza della rievocazione storica nel panorama locale e nazionale, con conseguente promozione di uno studio per ottenere finanziamento pubblico e privato della rievocazione storica. Ecco così che il Comitato ha enunciato tre caposaldi che devono essere strategici per il mantenimento futuro dei nostri valori in un mondo sempre più velocemente fluido. Devono essere percepiti dalle autorità nazionali come parte integrante dell'immagine turistica culturale offerta dall'Italia e alimentati con politiche di impegno atte a ufficializzarle e a sostenerle. Si rendano conto le autorità nazionali che la rievocazione è di fatto il patrimonio immateriale, e voglio dare un assist a Paolo, grazie per esserci Paolo, dei giovani, per quanto può riguardare il futuro sviluppo nella ricerca di un patrimonio immateriale verso l'UNESCO per l'Italia. Ed ora vorrei provocare: l'Italia dei 3.000 anni di storia che si disvela davanti a noi tutti è riconosciuta per il patrimonio materiale che offre alla lieta vista di milioni di turisti, i quali la visitano per lo più per questi motivi, non tralasciando la nostra cucina. I nostri masti, i nostri brand sono tutti gli elementi che vanno dal Colosseo a Venezia, da Taormina a Gubbio, dai Trulli alle residenze sabaude e proseguirei all'oltranza. Costituiscono l'elemento attrattivo del turismo, sia di massa che di raffinata cultura. Ciò che non entra nell'ottica di una visione strategica è il fatto che queste opere presenti nel nostro spazio sono state concepite da civiltà, culture e tradizioni che noi abbiamo generato nel tempo. Se vogliamo individuare una formula di marketing azzeccata per convincere i nostri politici ad accettare la sfida che oggi lanciamo, è di lasciarsi alle spalle il semplice utilizzo iconico degli splendidi edifici che abbiamo regalato all'umanità, ma di credere nelle qualità, nei valori aggiunti di coloro che hanno espresso queste opere nel nostro spazio della penisola e nel nostro tempo millenario, attraverso il quale abbiamo generato la cultura che ha espresso i nostri beni materiali e che offriamo alla vista dei fruitori turistici di tutto il mondo. Ebbene, queste splendide città, queste meravigliose piazze, la nostra cultura classica e rinascimentale è stata consegnata, divorata e benevolmente s'approfittata in tutto il mondo. Ma al mondo è stata consegnata da donne e uomini italici, persone fatte di carne e ossa, quindi esseri materiali che trasformano in patrimonio immateriale le loro idee, che ci vengono tramandate sino ai nostri giorni attraverso testi, edifici, urbanistiche e scenari italici. Così cosa rimarrebbe di questi scenari deprivati dalle presenze di tutti i grandi personaggi della nostra storia, che hanno intuito e pensato ciò, ma anche dagli sconosciuti scalpellini o dalle maestranze che ci hanno consegnato le opere mirabili desunte da un'idea, da un concetto, che diventa un enorme valore aggiunto ancorché immateriale. Riflettiamo sulla forza che esiste dietro un pensiero, che diviene idea, che diviene modo di vivere, che diviene sistema urbanistico, monumentale e via dicendo. Il vero motore che muove i turisti a visitare il nostro paese è l'idea che ha creato il monumento, l'edificio, il museo che ora offriamo tutti in visione senza celebrare l'idea, ovvero senza dare valore alla rievocazione che ne celebra e fa rivivere i personaggi del nostro passato. Quindi un'idea di un Vitruvio, di un Michelangelo, di un Palladio è frutto della civiltà che qui si è susseguita e l'ha preformata nelle menti di tutti coloro che ci hanno preceduto. Vogliamo disperdere tutto ciò? Certo che no. Qual è il mezzo per preservare e incrementare la percezione del nostro patrimonio materiale? Qual è il mezzo per farlo rivivere? Qual è il mezzo per rappresentare la nostra storia e incrementare il turismo? Scevro da offerte economiche di Ryanair. E infine, qual è il mezzo da usare come strumento di politica nazionale già disponibile, che consente un indirizzo nella strategia per lo sviluppo futuro di economia e turismo? Rievocazione ed edutainment.
Ho usato volutamente un termine anglosassone, edutainment, per significare ciò che altri perseguono con obiettivi strategici e di marketing culturale, mentre l'Italia dei 100 campanili rimane dispersa. L'intelligenza del nostro corpus docente universitario, pur avendo fatti giganteschi dei passi, non aggancia questi apporti valoriali offerti dai nostri rievocatori. La rievocazione arranca per ottenere beneplaciti ancora dagli enti statali nazionali. Molte associazioni di rievocatori sono tuttora ancora osservati speciali, sia da parte di sovrintendenti che di enti che dovrebbero essere preposti alla divulgazione, quando nel resto d'Europa il connubio ha generato valore aggiunto ed economie, e lo chiamano edutainment. Noi italiani abbiamo il più grande hardware storico-culturale immateriale europeo. Peccato che l'Italia stia usando poco il software, inteso come un insieme di elementi di economia, aggregazione e attrazione per promuovere in forma innovativa il sistema culturale del Paese. Vogliamo finalmente parlare di studi statistici sull'incidenza economica della rievocazione storica. Nel panorama nazionale ogni città promuove una manifestazione e i suoi bei studi statistici. Bene, ora vi porto la mia personale esperienza. Da ben 11 anni sono invitato in qualità di socio onorario del gruppo storico romano alla manifestazione della nascita della città di Roma, appunto il Natale di Roma, e nelle vesti di mecenate apro la manifestazione con oratorie che mettono in similitudine le qualità espresse dal mondo classico e quelle del mondo fluido contemporaneo, un modo per far rivivere un patrimonio immateriale. Ebbene, per dire com'è cambiato tutto quanto avete ben enunciato, 11 anni fa questa manifestazione venne fatta terminare a metà dei fori imperiali, perché nello stesso giorno, nella stessa ora, il 21 aprile, veniva concesso a gruppi ecologisti una manifestazione che occupava l'altra metà. Nulla da togliere ai gruppi ecologisti, anzi, ma proprio in quel giorno, ora senza nessuna velleità, la manifestazione Natale di Roma è cresciuta in 11 anni sino ad attirare 50 gruppi culturali da 10 nazioni che vengono a Roma, e questo è importante, per esserci nel giorno della fondazione. Chi glielo fa fare a un danese, ad un inglese? E dare vita ad una delle più suggestive rappresentazioni di rievocatori nel mondo, ovvero per sentirsi aggregati da una comune coesione continentale europea, ma tutto ciò che è molto bello viene determinato dal nostro patrimonio culturale immateriale, che deriva dai valori mantenuti dal tempo di ciò che ci trasmette e suggestiona l'antichità classica romana. Due cifre. Lungo il percorso si assirpano oltre 200.000 persone e nel pomeriggio assistono in circa 30.000 alla rievocazione al Circo Massimo. Vogliamo tradurre in economia per una città questi valori? La stessa amministrazione capitolina ha costruito attorno al Natale di Roma, ripeto, fatto da rievocatori spontaneamente 20 anni fa e da 15 anni diventato pubblico, ha costruito e incardinato opere attorno all'evento principe. E quindi tutto ciò che nasce per l'amore di volontari, ancorché molto raffinato, ha portato poi a primeggiare, a portare. Eppure si fatica ancora ad avere un rapporto diretto con intermediari culturali nazionali che prendano in considerazione questo enorme valore aggiunto e che, intuendo le acclarate potenzialità, ne sviluppino per tutte le manifestazioni italiane un must, un brand per il sistema paese, un marchio, una garanzia, pacchetti viaggio, sistema d'eccellenza, una nuova attrattiva che attivino sistemi burocratici finalizzati a promuovere sponsorizzazioni o mecenatismo di privati, favorendo anche il sistema di recupero tasse dalle aziende che lo devolvono, chiaramente associato a tutto ciò che ho ben sentito prima anche dal pubblico, dalle regioni. Gli enti preposti sdoganino il definitivo rapporto di collaborazione tra sovrintendenze e associazioni di rievocatori senza nessuna sudditanza o remora.
Una grandissima parte di revocatori non solo sono laureati, ma vi assicuro, pregnati di una cultura verso il patrimonio non facilmente osservabile in chi dovrebbe occuparsene. Ebbene, cosa passa tra un laureato, provocazione sempre, al quale lo Stato italiano ha dedicato 20 anni di istruzione e si trova, per necessità, costretto a trovare lavoro in altri paesi, e lo stesso che diviene potenziale strumento di valore immateriale laddove dovesse trovare collocazione professionale in ambito nazionale e pregnato da passione e capacità culturali si adopererà per contribuire alla diffusione della nostra cultura attraverso la rievocazione. Ci passa che non abbiamo disperso l'investimento sulla persona, consegnando ad un futuro dove l'Italia non trarrà i frutti dell'investimento. E ci passa che sarà a sua volta un contributore divulgatore dei nostri retaggi culturali. Ma cosa importante, svilupperà amor proprio verso il paese anche attraverso questa attività. La finalità è nobile e di sopravvivenza, deve essere vinta anche da chi ci governa come politica strategica di sviluppo e del mantenimento della nostra cultura. La rievocazione dovrà essere considerata un serbatoio di menti e valori culturali immateriali, ben collocati con contributi economici, pubblici e privati. Lo scenario da qui a 10 anni prevederà una fluidità ancor più accentuata nei fenomeni migratori mondiali. Se oltre a disperdere le nostre menti nel mondo, non coinvolgiamo nel rapporto culturale millenario anche i nuovi italiani, difficilmente avremo ricambio adeguato nel mantenere le tradizioni. Che divengano manifeste queste provocazioni e la strategia nazionale deve interpretarle come un alto valore aggiunto di edutainment e futura economia di un turismo sì di massa specialistico e acculturato che attirerà da tutto il mondo con una nuova idea. Lo slogan è: ti mostro non solo gli effetti materiali della nostra cultura, ma il patrimonio materiale che attraverso le rievocazioni si materializza. Quest'ultima osservazione meriterebbe da parte politica una profonda riflessione. Devono convincersi che si creerebbe un serbatoio di marketing culturale strategico per il nostro Paese. Iniziamo ora, oppure nel 2027 ci lamenteremo per un'altra occasione mancata. Continueremo ad osservare un turismo di massa, ma anche elitario, che vola a vedere incornate di tori iberici o edulcorati Euro Disney. Provocazione, non ce l'ho né con spagnoli né con inglesi, con francesi. Infine l'ultima bonaria provocazione, difficilmente osserviamo presenze di politici di successo nazionale alle nostre belle rievocazioni, per puro interesse promozionale, semplicemente per il piacere di esserci o per l'immagine paese, se non per mera presenzialità o perché rappresenta un ritorno alla città natale. Ebbene, io dico, sono sindaco da 3 anni. Pensate che mi sia mai passato per la testa di venir meno al ruolo di mecenate il 21 aprile a Roma, perché forse non confacente col ruolo istituzionale? Ci potrebbe stare per molti. Ebbene, se domani, e spero voi tutti, diventassi primo ministro, vi assicuro che sarei ancora nei panni di mecenate a testimoniare con l'ennesima oratoria il valore aggiunto di questo patrimonio immateriale. Come da 3 anni a questa parte, tolti i panni di mecenate, indosso ufficialmente la fascia da sindaco nelle manifestazioni pomeridiane al Circo Massimo per dare un imprimatur ufficiale alla rievocazione. Questo è l'ambito di manovra che posso esercitare, non avendo economia, come sindaco, e lo esercito per conferire ufficialità al mondo della rievocazione. Spero che venga raccolto anche da chi si occupa di sviluppi strategici della nostra economia nazionale e colgano il valore aggiunto della rievocazione che diverrà un imprimatur culturale, un sicuro serbatoio di valore. Bene, io sto terminando, ma permettete, col permesso del sindaco di Gubbio, di avere accanto a me Roberto e Filippo. Vi pregherei di venire vicino. Io volevo fare un gesto, che non è provocatorio, ma è una benedizione laica. Una benedizione laica.
col permesso, ripeto, del sindaco, non voglio rubare la scena. Con la fascia da sindaco, insieme a Roberto e Filippo, e con la benedizione dello stellone d'Italia che ci assiste da 28 secoli, noi diamo la benedizione a questi stati generali che da domani dovrebbero portare anche i frutti che neanche mi aspettavo in un anno e mezzo. Grazie molte e che sia foriero di eventi ancora più efficaci. Grazie a tutti. Buon lavoro!